Ciao Lady, benvenuti e benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qui per andare a sistemare il mio indecoroso, disgustoso bagno. La prima volta che ho fatto questo video vi è piaciuto molto e quindi ho pensato di riproporvelo. Decluttering dei vari cassetti, un po' un cambio di stagione, no? Di quello che c'è all'interno. Pulizia, organizzazione e tutto questo va fatto in un'unica giornata, perché quando inizio e finisco devo fare tutto, tutto, tutto. Adesso noi faremo un piccolo salto temporale all'indietro e non so se siete pronti a vedere lo stato del mio bagno attuale, perché se venite da quel video dove ripulivo e sistemavo il mio bagno, non è nulla a confronto, nulla. Preparate il vostro stomaco perché vi sto per far vedere il mio bagno. 3, 2, 1, eccolo qua. Allora, io non commenterei, lascerei le immagini parlare perché parlano da sole, quindi questo è il prima, ricordiamocelo molto bene, perché da qui si parte solo per non tornare. Dopo aver fatto un salto temporale nel mio bagno di ieri mattina, io farei un salto anche alla me di ieri mattina e quindi lascio la parola all'Eleonora, che dovrà pulire, sistemare, organizzare, declatterare tutto quanto il bagno. Spero che questo video vi piaccia. Questo, ragazzi, sarà un video reale, non sarà un video aesthetic, o meglio, la parte aesthetic sarà solo alla fine, perché io sono così quando faccio la pulizia intensa e il mio bagno è uno schifo. Come siamo arrivati a questo punto? Ve lo dico mentre intanto faccio skincare, perché voglio fare semplicemente detersione del viso e applico una maschera. Magari me ne metto una che può stare tanto tempo, questa che può stare anche mezz'oretta se non sbaglio, che ho preso su Yes Style. Il mio bagno è stato molto poco utilizzato, cioè ho utilizzato come bagno e doccia il bagno di Nicola, mentre qui venivo a truccarmi, a fare skincare con tutti i miei prodottini, a mettere i panni da lavare e tutto quanto. E tutto questo casino è iniziato praticamente da agosto, dove non sono mai stata qua a casa. Metti tutte le cose anche a piano di mini size in giro, perché sono partita sia ad agosto due volte, poi sono tornata, sono ripartita per Londra per parecchi giorni, poi sono ripartita per Milano, bla bla bla, ok, quindi nelle ultime due settimane questo bagno è rimasto tipo, vabbè, tanto poi ci devo fare il video, no? E quindi la situazione è peggiorata. Già era un casino, immaginate la metà di quello che c'è adesso, e poi ho abusato del fatto che, vabbè, sì, ma tanto ci devo fare il video, pam, lascia un prodotto, lasciare un altro. Ed ecco come siamo arrivati a questo punto. Volete sentire l'ironia e la burla, anzi vedere il mio primo video di cluttering, organizzazione e pulizia? Ripulisco il mio disgustoso bagno. Questo era il prima, cioè questo per me era il mio disgustoso bagno. Ho messo la lucina qui davanti perché vi giuro, cioè non si vede niente, tutto. Da dove parto? Parto con la spazzatura che butterò qui dentro. Comincio con lo svuotare il cestino che è pieno. Non so neanche se l'avete visto perché era nascosto, però questo è il cestino del mio bagno e è pieno, come potete ben vedere. Forse mi converrebbe anche lavarlo. Sapone e acqua. Detersivo. Ok, ho fatto questa pozione magica, la metto nella vasca. E a proposito di vasca, prendo questa qui, che invece è super pulita perché l'avevo lavata e quindi l'ho messa ad asciugare così nella vasca, e la metto a posto così. Una cosa la metto a posto! E poi comincerei a prendere un po' tutta la spazzatura che trovo. Questo purtroppo lo devo buttare, è la base di un rasoio che mi piaceva un sacco ma che si è rotto cadendo dalla doccia molteplici volte e non attacca più la testina. Direi di proseguire con un'altra cosa veramente importante, ovvero i vestiti, perché ci sono tanti vestiti qua in giro. Io ho questa cosa qui che ho comprato su Amazon, non so se c'è ancora, in caso vi lascio il link, che mi piace per i panni sporchi perché ha una divisione all'interno e quindi di qua mettiamo i colorati e di qua i bianchi e i neri, così poi è facile andarli a prendere per fare le varie lavatrici. Solo che di solito in questo modo ci finiamo quando abbiamo cose da viaggi che stanno nelle buste, e questo è tipo tutto lenzuolo, il cambio del letto.
togliamo anche questi, ovvero gli asciugamani sporchi. Colorati. Yay! Vuota. Ho recuperato quindi anche una di queste della spesa, alla quale mia mamma tiene molto. Fatemi sapere se anche voi siete le donne o gli uomini delle buste, nelle buste della spesa, quando ce ne servirebbero al massimo 4 per fare la spesa, e invece mia madre ne ha un quantitativo che supera forse i due numeri. Ciao mamma, ti voglio bene. Questa sta tornando a casa tua, te la ridò. È brutto arrivare al punto di non ritorno, perché poi non sai da dove iniziare, non sai che pesci prendere. Allora, vedo in giro, quando vedo tipo due o più cose della stessa categoria, dico ok, adesso metto a posto quelle. Tipo ora ho visto fascette per fare skincare, ma sono due, ma non è che mi risolveranno la vita. Però le metto a posto, poi vi faccio vedere anche come ho sistemato tutti quanti i cassetti, perché paradossalmente i cassetti sono quasi tutti in ordine. Lì ci sarà la parte più decluttering e organizzazione, ma non pulizia, perché sono tutti puliti e abbastanza in ordine. Non so bene come fare con i pannetti, questi qua in microfibra, una volta utilizzati. Cioè, voi li mettete in lavatrice o li lavate a mano? Fatemi sapere. Mi riprendo una busta per andarci a mettere dentro i prodotti finiti. Perché? Perché prima di buttarli ci voglio fare le foto, così ve le metto su Instagram nella cartella dei produttivi. Bye bye, finiti, e vi dico che cosa ne penso, se le ricomprerei, se non le ricomprerei. Quindi adesso vado a pescare tutti i finiti. Questo, raga, è il deodorante che amo e che non fa puzzare. Tra le cose da buttare ci sono anche queste. Ebbene sì, se le riconoscete. C'ero cascata quest'estate quando erano, diciamo, appena uscite. Ho incontrato una ragazza che la fumava e mi ha fatto provare questo gusto bubblegum e tutto quanto. Io, oh mio Dio, sì, voglio questo gusto. E dopo tipo una settimana, queste le avevo prese tra l'altro a Berlino, dopo una settimana ho detto basta, no. Cioè, nel senso, non ha veramente senso che io mi metta a fumare queste cose non fumando neanche le sigarette. Quindi di nuovo, ciao mamma, se stai guardando, è stato un attimo di così. Mi sono persa, ecco, mi sono persa per due settimanelle, ma guardami, le butto, non le uso, non le ho neanche finite, non penso di essere arrivata neanche a metà. E se le avete in casa, buttatele anche voi, perché alla fine si è scoperto che non fanno per niente bene. Non so per quelle senza nicotina, però ho deciso di non interrogarmi oltre e di smettere a prescindere. Devo smaltire i prodotti, cioè devo smaltire i prodotti che sono in giro, quindi mi avvarrò del piano dove sotto ci sono, insomma, i panni sporchi del mobiletto, e sopra vado a mettere tutti i prodotti che mi sembrano make-up, accessori, cose che non vanno nel bagno ma vanno nel mio studio insieme alla makeup collection, eccetera eccetera. Quindi cerco di fare un attimo questa raccolta. Ah, qui c'è anche questo, perché io tendo, questo è un accendi, si chiama un accendigas, ma io non ci accendo il gas, ci accendo le candele, ok? Quindi diciamo un grande accendino, lo tengo qui perché ogni tanto accendo anche delle candele in bagno. Ora ad esempio c'è il diffusore, cioè ora c'è sempre un diffusore anche. Questo è Mykonos e sto più o meno a metà. Sono tutti di Ave May questi qui che utilizzo. Lo metto a fuoco? Eccolo qua, l'ha messo a fuoco. E questo stava anche molto bene esteticamente, perché è celestino, quindi con il bagno, con l'estate ci stava bene. Adesso sto aspettando che mi arrivino nuovi diffusori. In particolare vi consiglio Svezia, Finlandia, Norvegia come profumazioni per il bagno. E poi ogni tanto giro gli stecchini per avere più profumo, ed è tipo l'unico motivo per il quale il mio bagno profuma in tutta questa situazione da due mesi a questa parte, nonostante tutto. Vi faccio vedere qualche candela che mi è arrivata, qualche anteprima natalizia, e vi do anche un codice sconto molto interessante se volete acquistare qualcosa da Ave May. Eccomi qui in un ambiente più organizzato, consono, pulito, per mostrarvi le fragranze natalizie uscite di Ave May. Le candele di Ave May innanzitutto hanno un tappo in vero legno inciso a mano, che può essere utilizzato come base d'appoggio una volta aperta la candela e per richiuderla quando volete spegnere la candela senza soffiare. All'interno la miscela è vegana ed è cera di soia, non fanno assolutamente male, hanno degli odori che vanno a sentirsi per tutta la camera o l'ambiente di casa dove lo accendete, ma non vanno mai, secondo me, a superare quel limite dove dite ok, oddio, basta, la devo spegnere. Abbiamo le tre candele che hanno i nomi dei paesini in Germania, dove nel periodo natalizio ci sono i mercatini di Natale
tra i più famosi al mondo e vanno proprio a ricreare anche quegli odori, quell'atmosfera lì. Già dal packaging esterno, lo potete vedere, abbiamo Norimberga, Dresda e Lubecca. Anche le colorazioni scelte per le candele stesse sono molto festive e perfette per essere esposte nella casa nel periodo più bello dell'anno. Abbiamo ad esempio Norimberga e Dresda che sono rosse, una in versione opaca e una in versione lucida, mentre Lubecca ricorda un po' il colore dei biscotti, crème brûlée, perché è anche la più dolce tra le tre. Molto carina secondo me anche in ottobre, novembre, periodo autunnale. Il codice sconto che potete applicare al carrello o che vi si applicherà in automatico al link qui sotto nell'info box è Lady Go, che mi piace perché è un po' Lady Go, Lady Go. E vi darà il 50%, quindi pagherete la metà, più potrete scegliere una candela mini in omaggio al checkout. Potete scegliere proprio voi la profumazione che più vi piace, magari che volete provare. Lo sconto vale sulle candele, sui diffusori, anche sui set grandi, spray per ambienti, spray per tessuti. Andate a vedere perché c'è di tutto, le profumazioni per ogni cosa. E adesso vi descrivo brevemente queste tre che sono appunto le più natalizie che ci sono. Il codice è valido per tutto ottobre e non serve un minimo di spesa per applicarlo, si applica anche con un solo prodotto nel carrello. Iniziamo proprio da Lubecca. Questa è una candela che ha all'interno mandorla, cocco e legno di sandalo. Se vi piace il latte di mandorla sarà la vostra preferita. È dolce ma anche fresca perché appunto il cocco. Secondo me questa è una profumazione che sta bene sia zona tipo salone, cucina aperta insieme oppure nella camera. Poi abbiamo Dresda, che è anche dolce e fresca ma in un modo completamente diverso da Lubecca. Questa mi riporta veramente fuori casa, cioè sembra di essere all'esterno, un fresco di quel tipo lì, camminando per i mercatini natalizi di Dresda o comunque qualcosa nel nord Italia. E qui c'è cardamomo, mandorla, vaniglia. Non si sente tanto però la mandorla come qui. Queste sono candele che si trovano soltanto in questo periodo dell'anno, sono ovviamente in edizione limitata, quindi se le volete prendere anche per regalarle a qualcuno che ama particolarmente questo periodo dell'anno, questo è il momento giusto. E infine abbiamo Norimberga, che è la più, secondo me, per quello che per me è Natale, la più natalizia, la più speziata. Sa tantissimo, ci sono anche qui disegnati di biscottini, un mini di pan di zenzero. Qui si sente proprio la cannella, si sente lo zenzero, i chiodi di garofano. Anche un po' di, avete presente il pumpkin spice latte, ma senza la zucca. Sa un po' di chai tea latte, se vi piace. Buonissima, io amo, questa è la mia preferita tra le tre. Adesso continuiamo con il video, sistemazione, organizzazione e decluttering. E vi lascio qui sotto il link con lo sconto per andare ad acquistare Sovel Make, se vi va. Ciao! Questo comunque me lo rimetto in studio perché gli accendo candele ogni secondo. Poi ho una marea di orecchini anche qua, perché la sera li tolgo per fare skincare e rimangono qua. E poi trovo pezzi di ciglia finte ovunque. Le butto. Scontrino. No raga, che ridere, è uno scontrino di un limone 38 centesimi. Ecco dov'era questa collana, la amavo. Intanto come vedete anche alla Mimma piacciono le buste delle buste delle buste. Ti piacciono? Pensavo ci fossero più cose che vanno in studio, ma sono solo queste, quindi vado a sistemare tutto quanto in studio e i gioielli nella camera da letto. Qui dentro ci sono tantissimi pennelli da pulire e ne ho visti altri in giro, tipo questo, quindi adesso li recupero un po'. È arrivato il momento di occuparmi dei prodotti beauty in generale che sono nel bagno e tendenzialmente devono anche rimanere in bagno, ma non in questa modalità. Inizio raccogliendo tutti i prodotti per capelli, che mi sembra di vederne tanti in giro. Non c'era poca roba di capelli, adesso la devo sistemare. Una parte andrà qui. Questo è il mio spazio dei capelli, questo qui sopra. Qui sotto invece abbiamo le maschere, creme mani e ho deciso che qui stanno i cotton fioc, anche se sono finiti. Vorrei ricomprarli, ma non tenerli qua. Vorrei prendere un porta cotton fioc carino. Vado a mettere a posto le cose che vanno lì sopra, come ad esempio lo spray, le mini size le tengo a parte, le spazzole le devo lavare, adesso cerco di capire il metodo. Potrei riprendere quella bacinella pulita perché forse le devo mettere a mollo, e probabilmente qua va fatto anche un pochino di decluttering perché ci sono cose che non uso quasi mai e non vorrei fosse così così pieno, vorrei un pochino meno di cose per poterlo usare di più. Thank you.
sono un sacco di prodotti che mi rendo conto che, siccome erano finiti in fondo, non li ho provati, usati e volevo un sacco, cavolo. L'idratante che qua aumenta. Per ora queste cose le elimino, nel senso non che le butto perché non sono totalmente finite, però o le ho utilizzate già tanto e ho già, tipo nel caso di Mulac, un prodotto più nuovo aperto e quindi preferisco usare quello. So già cosa ne penso, voglio provare altre novità, voglio vedere, tipo la lacca della GHD in realtà la metterò da parte per quando mi finirà quella, cioè avevo due doppioni qua dentro, non ha senso. Giusto la lacca della Cielo Alto, non la ricomprerei. Tutte queste cose le metto in una busta che darò a amici, parenti, se hanno bisogno di qualche prodotto per capelli, cioè dove c'è ancora veramente tanto prodotto, in alcuni casi tantissimo. Adesso vado a risistemare cercando di dare un ordine. Ok, allora questa è la nuova divisione, ci sono comunque tanti prodotti ma non tanti come prima, credo. A destra ho messo cose per lo styling, shampoo secco e lacca. Qui diciamo dei prodotti, sia questo che quei due dietro, da finish. A parte che posso fare anche così, uno dietro dietro e uno in mezzo, così sono ancora più. Qua ho degli olietti, qui ho le cose per il volume, compresa la sfuma alla fine che... diciamo l'ho presa per una prova Dyson, ma poi non so se la terrò perché non serve. Balsami Leave-In, sieri e prodotti diciamo anticaduta e tonico eccetera eccetera. E qui abbiamo invece prodotti anti crespi, due di Mulac e uno di Etherea. Per il momento non mi sembra male. Allo stesso tempo ho deciso di mettere i profumi per capelli assieme ai profumi per il corpo, cioè per il corpo, i profumi normali. Quindi anche qui andrò a fare poi una selezione di quali tenere e quali no. Adesso è arrivato il momento di sistemare tutti quanti, qua non li vedete ma beh, lo sapete, ce ne sono 3000, i prodotti beauty così in giro. C'è ancora qualche prodotto per i capelli, però ho deciso di lasciare principalmente due linee che sto utilizzando adesso, quindi questa e questa, secondo le ho grassi. Una cosa che volevo fare invece qui, a livello di cassetti, è andare a tirare fuori tutte quante le cose e eliminare quelle che hanno una scadenza troppo vecchia. Sapete che io metto la scadenza direttamente qui, cerco di farlo per tutti i prodotti, poi non riesco per il tempo. Comunque qui c'è il PAO, no? Viene indicato, quindi io quando apro un prodotto più o meno vedo questo scade dopo 24 mesi e qui scrivo la scadenza, quindi in questo caso ottobre 2023, c'è ancora un sacco di tempo, quindi figuriamoci, questo sicuramente rimarrà. Però ad esempio prima stavo vedendo una crema ad esempio che è scaduta ad agosto, e questa qui ad esempio è di Giada, una crema verde per il viso molto delicata che si utilizza più che altro quando si hanno tante imperfezioni sul viso ma si vuole comunque idratare, e quando diciamo un prodotto comunque ha superato la scadenza, in questo caso di già due mesetti, sta un po' a me decidere se tenerlo o meno. In questo caso non lo tengo, anche perché l'ho già provato, l'ho già utilizzato, non è rimasto abbastanza, scade dopo 6 mesi, non ha una scadenza comunque tanto lunga, quindi 2 mesi su 6 io direi che insomma lo posso eliminare. E voglio fare un po' tutto questo, cioè prima di sistemare i prodotti a posto preferisco tirare fuori tutti quanti i prodotti e decidere cosa tenere e cosa no. Le cose che non tengo, ad esempio, le appoggio qui alla mia destra, mi faccio spazio per mettere, per appoggiare le cose che invece tengo. E comincio da questo cassetto che ha i detergenti per lo struccaggio, quindi prima e seconda fase della doppia detersione, e qui ha anche degli scrub e qualcosina per i brufoli e anche la vaselina random, e anche struccanti alternativi come latte detergente eccetera. Su questo prodotto sono molto indecisa. Vabbè, sì, lo finisco. Che meraviglia questo gommage delicato. Anche questo non penso manca tanto, però no. Quindi questi scrub sì. Questo ecco, forse no. Anche se scade a gennaio è un po' duro per la mia pelle. E questo cassetto lo devo assolutamente pulire. Gli altri posti dove devo fare decluttering sono questi due cassetti, lo
spazio dei profumi che vi ho fatto vedere prima e lo spazio corpo, oltre a tutti i prodotti che sono in giro. Quindi iniziamo anche, continuiamo anzi da quest'altro. Questo cassetto ha creme, contorno occhi, creme viso, contorno occhi, oddio, principalmente queste due cose, e anche autoabbronzanti per il viso. Poi ho appoggiato dei dischetti puliti. E andiamo a vedere qua, soprattutto bisogna fare secondo me più importanza anche contorno occhi, la scadenza del contorno occhi, eh? Questo decluttering del bagno è anche un po' un decluttering di ricambio, banalmente. Questa linea che mi piace tantissimo, la Waterbank di Laneige, ho appena visto che questo scade dopo un anno, anche questo è un anno, quindi ancora c'è tanto. Questo è il cassettino dove tengo i contorno occhi, quindi per il momento. Skin Meal Rich, ok, in teoria è 6 mesi, ma secondo me primi freddi la posso ancora utilizzare. Questo qui di Freshly è scaduto da troppo tempo e si vede anche nel colore. Creme, spia, queste. Molto indecisa se tenere Augustinus Butter, ovviamente anche lei, che è la crema con la quale sono fissata al momento, sempre della linea Waterbank della Laneige. Per gli autoabbronzanti devo provare questi due meglio. In sicurezza vado sempre su Kix, che però appunto si può trovare solo in Svezia. Poi ho anche l'SPF di Yepoda con protezione 50, mi sta piacendo tantissimo, quindi farò il cambio con quella di Yepoda. E questa la metterò nello studio, così la utilizzo un po' più, cioè siccome ha un po' di colore, la utilizzo un po' più come SPF BB cream. E questa è una crema che mi sta piacendo anche molto, di Haru Haru Wonder. Si può trovare anche lei su Yes Style insieme a questa. Però più da viaggio, cioè l'ho presa proprio anche per averla compatta così, quindi la metto più nelle cose da viaggio. Purtroppo per me perde troppo olio il balsamo struccante, mi trovo meglio con altri. La crema invece l'ho usata, mi è piaciuta molto, però ne è rimasta poca e scaduta d'agosto, e facciamo spazio a qualcos'altro, anche brand che devo provare per lavori. Altre cose, le mini size di Gofu, in realtà credo questa sia finita, quindi la metto nei finiti. Qui invece c'è ancora un po', questo è il gel oleoso. E c'è anche in versione grande il gel oleoso, ce ne sarà ancora un bel po' qui dentro, quindi devo soltanto pulirlo perché era finito tipo al lato del lavandino. Per pulire il viso, questi prodotti mi sono piaciuti tutti, questo l'ho preso su Yes Style, è quello che ho utilizzato oggi, questo è di Honey e questo è di Eteria, sono le ultime due delle mousse, e in realtà ho finito anche quella di Yepoda, che quando ne rimane poca poca purtroppo non fa più mousse, ma non solo Yepoda, tutti anche qui il gel detergente molto delicato di Freshly, tipo una crema lavante buonissima per il viso, soprattutto non vi fa proprio tirare, bello, soprattutto quando mi sveglio, bello bello bello. Anche qui quasi finito. Allora, riguardo questo sotto lavandino, dietro c'è il Dyson Phon. Qui io metto il phon classico, coppia, diciamo così, adesso lo rotolo per bene tutto quanto. Qui ho delle mini size e adesso vado a metterci anche altre mini size che erano rimaste in giro e le uso per quando viaggio. È abbastanza organizzato, come vedete non c'è spazio per l'air wrap, che da quando ho comprato è sempre rimasto un po' in giro. Anche perché è sempre rimasto in prova. Io l'ho usato ormai tipo 5-6 volte. Finora non mi ha convinta sui miei capelli. Voglio dargli altre 2-3 possibilità con nuove tecniche. Però rimane il fatto che finora, cioè fino a dove lo tengo? Questo è un problema. Qua non c'è, cioè essendoci quello, basta. Questo spazio non entra. Già provato. Se metto quello tutto a sinistra, comunque là non entra. Pensavo che per sempre. Sono cascato sempre. Cascato sempre. No, we live in the past. E ora? Non ci sta! Ma poi non ci sta per pochissimo. Ma it's the only way that I have. Ah, un'altra cosa che ho è questa. La borsa del mare, che ha all'interno anche dell'acqua, che vado a mettere in frigo. Vi ho detto qui, da agosto è così. Poi abbiamo
Una cosa che Nicola avrebbe potuto benissimo fare oggi con i neri, quindi non metterla a lavare con i neri, fazzoletti e queste qui che ho comprato a Palma di Mallorca, ma le trovate penso ovunque, e sono delle mollettone per reggere l'asciugamano a lettino. Ci sono anche un sacco di prodotti, protezioni viso, aloe per il corpo, ecco l'aloe può rimanere fuori perché la utilizzo tutto l'anno. Comunque tutte queste cose per il mare non hanno uno spazio qui, cioè non c'è spazio nel mio bagno per tenere queste cose. Devo metterle, cioè devo trovare uno spazio nel mio studio. Voi dove tenete le cose per l'estate e inverno? Cioè vanno comunque in una sorta di cambio di stagione insieme ai vestiti in qualche modo, magari delle scatole di plastica, insomma, che le tengano sopra dei vestiti, oppure come fate? Faccio un po' di prove per sentire quali profumi tenere e quali no. Questi sono capelli. Su questo sono stra indecisa. Non so se è un odore che mi sento addosso, cioè pensare. Ok, questa è la mia selezione finale di profumi che tengo al bagno. Velocemente abbiamo per i capelli Gisù, questo nuovo, Mulac, questo di Federico Fashion Style che per quanto sia mi piace, e questo qui che in realtà non è tanto per capelli ma l'ho messo lì in fondo, anche molto semplice, di Laura Mercier, la linea Ambra Vaniglia. Mio preferito in assoluto, Narciso Rodriguez, versione Ambra. Che cos'è? Cos'è dell'Occitan? Neroli e orchidea, buonissimo. MAC, Velvet Teddy, penso lo userò per l'ultimo inverno, mi ricorda troppo una me di 6 anni fa. Molto carino, lo uso sempre in viaggio, Do Not Drink, alla vaniglia di Sephora. My Way di Giorgio Armani, sono stata indecisa se tenere anche questa versione più blu, però alla fine la tengo, è un po' più serale, invece questa classica My Way è molto... fresca, forse il più fresco tra tutti quanti, perché non indosso profumi molto freschi. Voce Viva, incredibile, lo vedete, vabbè, troppo buono. Questo è il libro di Yves Saint Laurent, mi piace tanto, lo sto utilizzando spessissimo in questi, proprio in questi ultimi giorni, ultime settimane. E invece questo, che è Black Opium, ha un pack incredibilmente bello, mi piace meno, ma ci sono volte dove lo voglio mettere quando mi sento in modalità stronza. Quindi questi sono i profumi che tengo in bagno. Ho deciso che altri magari li tengo anche per esposizione nello studio, tipo questo che è molto bello con questa pietra cesana come tappo. E già che ci sono, questi li elimino e passerei al reparto inferiore. Allora, qua c'è un mix di cose, ad esempio questo, una soluzione salina, visto che ho fatto dei nuovi piercing che devo mettere, questa è una crema per i tatuaggi. Queste cose, ad esempio, quando non ti sei appena fatto un piercing o un tatuaggio, dove li tieni nel frattempo? Che rottura! Poi abbiamo i patch per i brufoli. Nuova entrata questa maschera per capelli gigante di Gisù. Ho tanti prodotti per capelli aperti al momento, però la curiosità di provarla è troppa, quindi la metterò da parte e vedrò che cosa farne. Questi invece so bene già dove li devo mettere. Poi abbiamo una candela decorativa, ho preso giusto un po' di polvere, rasoio che sto utilizzando più il suo cambio. Ah, qua una crema corpo carina di Nivea, trovata nel calendario l'anno scorso, usata abbastanza. Questa è una cosa cute che mi ha regalato mia sorella, a tutti gli effetti una carta igienica di scorta se dovesse servire, però boh, forse adesso la posso anche togliere dal bagno, cioè è una cosa carina, sono da quasi un anno.
Soddisfatti di come abbiamo organizzato e pulito questa parte, tocca alla parte di sotto, che comunque, diciamo, normalmente non è a vista e quindi non è così grave e non è nemmeno messa così male, cioè c'è una sorta di ordine. Io so bene cosa c'è qui, cose per il corpo, tra oli, creme, tantissime creme, soprattutto qualcosina per i piedi. Questo ad esempio in realtà è uno scrub per capelli, perché c'era anche un po' un reparto di stock di cose di capelli e secondo me va ricreato, visto la quantità di prodotti per capelli che ho, più però per il lavaggio, quelli che appunto non tengo lassù, non tengo scrub, diciamo, che si usano come shampoo, balsamo, maschere, quelle cose sopra non le tengo, è tutta roba senza, diciamo, risciacquo. Qui sotto invece c'è più un reparto ten, che poi, cioè, io non ho mai avuto il coraggio di usare, cioè, diciamolo. Infatti mi sono rotta le scatole, Eleonora, fallo, cioè usa, vedi come va, sì, esce a macchie al massimo, ti lavi e via. Non lo so perché lo faccio per il viso senza problemi, ma per il corpo ho l'ansia di venire a macchie, ma vabbè, proverò. Qui vicino al mio body c'è anche una scatola di cose da sistemare e mettere a posto all'interno del bagno. E poi ci rimane solo questo spazio qui, oltre a sistemare le cose che ho deciso di tenere. E pulire tutto. Quindi 3, 2, 1. Ta-dam! Ecco qui. Nel frattempo mi ha fatto compagnia la nuova puntata di Uomini e Donne. Credo di essere stata molto brava perché ho fatto parecchia selezione. Qui ci sono cose per i capelli aperte, ma che devo necessariamente mettere qui sotto, così finisco quelle. Tipo adesso ho deciso di finire questo come balsamo maschera e questo shampoo, perché stanno veramente per finire, così poi riprendo queste cose. Qui abbiamo creme corpo e il siero, qui abbiamo più burri corpo e qui lo scrub, lì sono tutti i miei olietti ben distanziati, non voglio troppo appiccicati, ecco, già qui mi dà fastidio la situazione, però vabbè. E lì invece ci sono le cose per la vasca, quindi bombe da bagno, sali, olietto e ok. Sotto lascio questo reparto per il ten e raga, cioè venitemi a prendere a casa se questo inverno non lo provo, perché basta, se non lo provo questo spazio va adibito ad altro, probabilmente a capelli. E questo è tutto invece un ripartino per i piedi, a parte l'aloe, che però ci stava a metterlo qui perché comunque c'era spazio. E niente, quindi molto soddisfatta. Adesso probabilmente aggiungerò giusto qualcosina che troverò lì nella parte vicino alla vasca. Quindi mi metto a sistemare tutti questi prodotti rimasti qua. Pulito tutto quanto, è uscita fuori anche questa che avevo preso a Disneyland Paris, una bomba da bagno di Grimilde, insomma, la cattiva di Biancaneve. E finisco di sistemare queste cose che alla fine avevo diviso tra mini size e quindi vanno lì sotto. Queste sono tutte cose che devono essere messe a posto nei cassetti. L'ultimo cassetto che manca per la sistemazione è questo, cioè per la sistemazione per il decluttering. Io qui ho maschere labbra e sieri. E invece qui sotto ho tutti tonici e qualche esfoliante per il viso. Quindi questo è il primo, adesso vi faccio vedere le cose che tengo e quelle che invece elimino. Il decluttering qui non ha fatto molto effetto, invece qui sì, nel senso che tonici ed esfolianti sono rimasti bene o male gli stessi, scadranno tutti quanti quasi questo inverno, sono scaduti da poco. L'unico che va via è lui, perché è scaduto da veramente troppo, comunque ne avevo utilizzato un terzo, un quarto, un terzo, non lo so, avendo tanti prodotti. Non è che si riescano a finire tutti, soprattutto non bisogna abusare di tonici, sieri, bisogna utilizzare la quantità che serve al viso. Di qua invece abbiamo tutte le mie maschere Laneige, ne ho eliminata una che era troppo vecchia, ho eliminato tutti gli scrub che erano troppo vecchi, tranne questo che è di Frank Body, esatto, e poi c'è anche un lip balm della NARS e alcuni Etherea Laneige. Invece qui abbiamo tutti quanti i sieri, sono un bel po'. Ah, c'è anche il lip oil di Kylie, Wishful, Garnier, la vitamina C, c'è anche un mix di prezzi. Questi sono di Sunday Riley, li ho inseriti adesso per provarli, questo ve l'ho già detto, è sempre la linea Waterbank. Poi abbiamo, questo vi ho fatto vedere prima, di Yepoda,
Questo vabbè, il siero blu di Freshly, ne ho finiti svariati. Questo è di Verst. Questo di Dr. Jart, il Pore Remedy, che praticamente sono a metà. Delizioso. E questo qui di Face D all'acido ialuronico. E questo l'ho utilizzato parecchio, ma è bello... è bella densa come formula, quindi ci vuole parecchio prima di finirlo. Adesso rimetto tutto quanto a posto. E ho fatto anche questo decluttering. Mi ha dato molto delle spazzole. Le faccio così per togliere bene tutti i capelli. E poi... mi dai qualcosa quindi per lavare? Il prodotto che tu metti anche antibatterico nei panni, non c'è? Ma che c'entra con i panni, amore? Tu devi pulire una roba che è solida. Ma lo metterò a mollo. Ma così, le spazzole, sì. Ma sono solide. E le devo mettere a mollo, no, mi hanno detto che si fa così. Tra finito un po'. Ah, è Napisan, è perfetto. Sì. Mettiamolo un po' qua. Ok, allora Napisan e ci metto l'acqua. Ci metto anche un po' di shampoo. Ora le nostre spazzoline rimarranno a mollo per un po'. Sento di essere quasi addirittura d'arrivo perché si avvicina il momento della pulizia generale. Raga, sembro veramente una desperate housewife. Comunque, ora è il momento di fare la selezione delle cose che voglio provare, delle novità. Togliere da qui anche qualcosa che nel frattempo mi rendo conto che mi serve più. Three hours later. No, cioè, per 8 giorni piangevi, poi dopo subito ti sei fatto anche un'altra. Un prodotto che non vi ho fatto vedere, che praticamente è quasi finito, lo terrò per l'ultima cacca, è questo. Le Poop Drops di Aesop, e purtroppo questo lo trovavo su Lookfantastic, lo stanno riformulando, quindi non si può acquistare. Sapete quando si dice vedo la luce? Io letteralmente sto vedendo la luce del sole, perché a breve sarà giorno. Allora, do una sbifferata veloce qua tra capelli e polvere prima di pulire via cal. Questo è anche per i vetri? Ah sì, specchi. Wow. Poi cambiamo... ah, voi non lo vedete? Sì, per poco lo vedete. Cambiamo questo, che è il cosino che utilizzo per tenere il telefonino attaccato allo specchio. Sono onestamente scioccata. Erano 2 mesi che non era così. Anche di più. Beh, ragazzi e ragazzi, buongiornissimo. Pulizia, ordine, nuovo bagno, io una persona nuova. E adesso facciamo un po' di tour. Io sono scioccata. Cioè, non vedevo questo bagno così da 2-3 mesi. Con questo ordine, questo minimalismo che ti dà proprio un senso di... pace. Qui abbiamo, come entriamo, quindi il lavandino, tutto quanto bello sistemato, i dischetti di cotone con sopra anche quelli riutilizzabili e accanto i 2 cleanser, gli scaffali dell'armadietto alto con i profumi classici e per capelli, e sotto, insomma, avete visto, avevamo messo il diffusore di Ave May, una candela così da esposizione. Qui nella zona vasca ho messo, a parte le spazzole che ormai sono asciutte quindi le sistemerò, qui il Dyson Airwrap, purtroppo è l'unico posto dove posso metterlo, ma non mi dispiace così nell'ambiente. Invece di qua qualcosina per la vasca e anche lì. E qui questi 4 prodotti che sono quelli che voglio finire per i capelli. Qui ci sono altre bombe da bagno che voglio finire, ma voglio fare magari anche un bagno oggi stesso.
Qui abbiamo i turbanti, io adoro quegli Aquis, ma anche questo di Hairburst non è affatto male. Per quanto riguarda i cassetti, sono così belli ordinati e anche pieni. Li abbiamo sistemati insieme, quindi in realtà li avete visti e avete visto che già con i contenitori soprattutto non avrete mai l'idea di avere qualcosa in disordine. Questi li ho presi ad esempio da Ikea. Questo è l'unico che non vi ho fatto vedere, quello un po' più incasinato. Ci sono assorbenti, ricarica di carta igienica, alcuni Foreo, rasoi, tanti rasoi, creme depilatorie e silk peel vari. Adesso vado a mettere questo, che è quello per attaccare il telefono allo specchio. Faccio un po' di prove per come lo voglio alto. Sapete che forse lo voglio mettere per orizzontale stavolta? Così, l'altra parte. E niente, vabbè, adesso li ho attaccati un po' storti, però... Yeah! Troppo felice, fatemi sapere, anzi, fateci sapere, diteci signori, se questo video vi è piaciuto con un like, così noi lo rifacciamo in futuro, che ci piace tanto pulire, sistemare, declutterare, organizzare. Io mando un bacio e vi aspetto come al solito su Instagram, TikTok. Qua sotto vi lascio un video che forse vi siete persi e il bottone per iscrivervi al canale. E noi ci vediamo al prossimo video. Bye ladies, see you soon. Anzi, lo voglio fare con Patty. Ciao ladies, see you soon.